One, two, three. Viene sottoposto a giudizio di un tribunale della Repubblica e viene assolto, questo giudice non può più essere richiamato in processo, in appello, in Cassazione per lo stesso reato. Esattamente come capita in tutte le altre democrazie, mentre qui capita esattamente il contrario, i cittadini del PM che per puntiglio, per dimostrare che il loro teorema accusatorio è vero, per antipatia politica richiamano tutti gli innocenti, gli assolti in giudizio, rimettendoli nel girone infernale dei processi, rovinando la loro vita, il loro rapporto familiare, il loro il signor Fini in tutti questi anni ci ha sempre detto no, e poi abbiamo capito che aveva un accordo con i giudici che lo proteggevano e che lui proteggeva. Secondo ritorno, la riforma dell'architettura istituzionale dello Stato. Cosa vuol dire? Vuol dire che i nostri padri costituenti, quando dopo il fascismo decisero le istituzioni dello Stato, consegnarono il potere a tre istituzioni, il capo dello Stato, la Corte Costituzionale e le assemblee parlamentari. Non consegnarono nessun potere, facciamo una legge sulla determinata materia, dobbiamo chiedere al capo dello Stato che interviene sempre con il suo uomo per correggere quella cosa. Finalmente, quando otteniamo la firma del capo dello Stato, la consegniamo al Parlamento. Al Parlamento il nostro disegno di legge va nelle commissioni che discutono e cambiano. Poi va in aula, l'aula discute e cambia. Poi passa all'altra camera, al Senato, nelle commissioni che discutono e cambiano. Poi va nell'aula del Senato che discute e cambia. Siccome così è cambiata la legge uscita dalla Camera, la legge stessa ritorna alla Camera. Va solo in aula? No. Va nelle commissioni che ridiscutono e ricambiano, poi va nell'aula che ridiscute e ricambia, poi siccome non è mai uguale a quella che il Senato ha approvato, ritorna al Senato, che le commissioni che discutono e ricambiano, nell'aula che discutono e ricambiano, se ti va bene, in poco meno di 2 anni hai una legge che presenti al capo dello Stato che la deve firmare e promulgare. Se ti va bene il capo dello Stato la firma, perché se non gli andasse bene la rimanda indietro di nuovo della Camera e del Senato. Dopodiché, questa legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, se diminuisce in qualche modo il potere dei PM di sinistra, se non piace ai PM di sinistra, la impugnano. Sta vedendo insieme non dappertutto ma il team della libertà, 5-6 missionari pieni di passione, di dedizione, che dentro le sezioni elettorali si preparano al voto di 3 anni, andando a vedere chi sono le famiglie che votano per noi, quelle che votano per noi, per votare tra loro, oppure quelle indecise di mezzo. Bene, questi team io ho suggerito che da dopo queste elezioni cominciano a raccogliere le firme per una legge di iniziativa popolare che dimezzi il numero dei parlamentari. Naturalmente è impossibile chiedere ai tacchini di raddoppiare il Natale, quindi io credo che si potrà fare dicendo fra una legislatura, non sulla prossima, ma credo che sia stata pensata. Una democrazia come gli Stati Uniti d'America, che ha 320 milioni di abitanti, il Senato è fatto da 100 senatori, quindi è la dimostrazione, è la prova provata che si può lavorare meglio, non solo bene, rispetto a una pluralità di parlamentari. Terza riforma,
Noi abbiamo tra l'altro approvato 3 giorni fa il decreto. Che cosa c'è in questo decreto? Ci sono tante cose. Per esempio c'è uno sconto per le imprese che intendono fare ricerca se la fanno con la scuola. C'è uno sconto dei costi salariali per le imprese, anche della Sardegna, che assumono giovani senza lavoro o persone oltre 50 anni, e c'è un stop, un limite alle visite fiscali. Oggi le visite fiscali sono tantissime, si è calcolato che sono 287 le incombenze che le aziende devono affrontare per adempiere a ciò che riguarda il fisco o la storia. Bene, in Italia sono 122 aziende, l'agenzia delle entrate dice che sono 122, se dato il consiglio B, l'agenzia delle entrate era e si instaurano centinaia di migliaia di cause fiscali. Non è possibile andare avanti così. Abbiamo messo al lavoro 4 tavoli presso il Ministero dell'Economia. A questi tavoli partecipano rappresentanti delle imprese, dei sindacati, dei lavoratori. Hanno fatto già un grande lavoro. Ci impegniamo nel restante periodo della legislatura, 2 anni, ad approvare un codice unico del fisco con 220 norme al massimo, scusate, con 200-250, e 120 era la mia proposta, è stata bocciata, quindi ho messo il limite, 250 norme al massimo, chiare, uguale per tutti. Siamo la gente, mai non si arrende, tende la mano, forza si dà, presidente siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno, presidente siamo con te. Silvio c'è, presidente siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Dillo così, con quella forza che ha solamente chi è puro di mente. Presidente siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Presidente siamo con te. See you.